Se il capobranco si stacca ai suoi lupi, i suoi lupi non perdono la cognizione, rimangono attaccati, rimangono uniti come un vero branco, come un vero gruppo. È quello che succederà questa sera ai Red Bull Crotone, che perdono a Montemedio, assenza sicuramente molto importante, ma con il cuore, con la grinta, con la voglia di rivincere per la fine di Coppa Italia persa, affrontano i suoi team broglio e forse la svolta può esserla, deve esserla la svolta per tornare tra i grandi, per tornare in Serie A, anzi non tornare, accedere direttamente, perché non sono mai arrivati in Serie A una squadra come il Red Bull Crotone. Può essere l'anno della svolta. I team broglio invece, che hanno già il sacco, il trionfo e la Coppa Lega, vogliono tornarci tra i grandi con un profeta che è più in forma che mai. Non ci dimenticheremo per questa partita il duello profeta Montemedio, ma sicuramente ne avremo la bella. Buonasera al campo del Mediterraneo Stadium da Fico Aldarella, è la rivincita di una super super partita, è la fine di Champions League Serie B, è team broglio Red Bull Crotone. Profeta calcia subito, c'è Ricco proprio addosso a lui, non è finita. Profeta che ha giocato! E chi se non Ranieri Profeta a sbloccare questa finale dopo 10 minuti di trincea, dove i Red Bull Crotone avevano resistito, avevano murato ogni tiro, specialmente i Profeta. Profeta con una finta scatta e porta avanti di imbroglio in questa finale. Profeta si abbassa, aspetta che la difesa si alzi, non si alza, la va da solo a Cardi, paradon per evitare il 2-0. Per uno con la sua tecnica rimette Donato con le mani, per Ligio che accede, salto all'avversario, tocco per Militello che si allunga, Cardi pure col piede e mette in calcio d'angolo Shaz per il 2-0. Che però si fa rubare il palo da Ricco, alto rimpallo, Ricco prova a girarsi, torna dietro da Zagone, che avanza, piccoli tocchi, aspetta che il gioco si apre, lo apre da Ricco che calcia, Donato vola e mette in calcio d'angolo. Zagone sulla destra, può anche provare, dentro per Scuderi, Donato, cosa ha preso Donato, che andava dall'altra parte in controtempo, dice no al pareggio di Red Bull, che insistono ancora con Enrico, che apre per Zagone, torna da Ricco che può tirare, preferisce stoppare prima, deviazione, Donato ancora una volta andato da quel lato, stavolta cadendo riesce a tenerla. Destro di Donato, altissimo. Ricco perdi il pallone, c'è un contatto e finta lo vede, lo fischia. Zagone, sale Zagone con palla, tocca per Scuderi, ancora Scuderi, gran giocata di Federico Scuderi, che è rimasto lì a prendersi questo pallone, l'ho spostato in un attimo a calciare l'incrocio, tra l'altro un po' nulla, 1-1, l'abbiamo detto anche con molte assenze, questa partita è una gran partita. Prima di Rico sul pallone, lo aggira, apre a destra per Zagone che mette al centro, bravissimo Profeta, che dopo questo pallone riparta solo, occhio perché sono 3 contro 2, Profeta tocca così così per Ligio che si trova dietro, tocca largo per Militello che stoppa, può calciare e trova l'angolino, Marco Militello, mai lasciare, ripartenza del genere ai team broglio e capitan Militello. Nel momento del bisogno trova il gol del 2-1 con un gol che mancava da tempo. In Berga Ligio, Militello sul sinistro, palo, sempre la stessa mattonella ma con l'altro piede, Militello va vicino al doppietto. Campo 1. Sì. Militello mette al centro, velo di Ligio e Ranieri Profeta mette in sacco il gol del 3-1, dormita qui della difesa del Red Bull, e Ranieri Profeta non perdona mai, doppietta e 3-1. Mili, lo chiami Zago, lo va a prendere il pallone fuori per favore, grazie, fatti una cosa. Non c'è fallo, si gioca per cintura. Ruggero Profeta! Parte da solo, apre il sinistro e batte a Cardi per il gol del 4-1. Adesso le squadre si sono scoperte e il fratello di Profeta aggiunge un altro Profeta alle marcature. Ma è il quarto gol. Sì. Lanci Donato, facile lettura per Zagone, palla non precisa. Scuderi, lascia Ricco! Che calcia fortissimo e calcia sulla traversa. Chance per il 4-2 che poteva riaprire tutto. Di testa, metti in fallo laterale.
fidati! Ricco con la finta, schiena piena di Ruggero Profeta. E poi di cosa non arriva? Ma arriva sì, il fischio di Michele Cintura. Finisce la finale di Champions League Serie B. It imbroglio. Hanno approfittato alla grande delle assenze dei Red Bull Crotone e battono 4-1 i Red Bull, che dovevano andare in Serie A, ma oggi sono stati sfavoriti. It imbroglio, però hanno meritato il successo e fanno doppiette, Coppa di Lega e Champions League.